Annalisa, 20 anni nel mondo dell'ottica, lavoro dipendente nel tuo caso, insomma, sei qua con la tua mascherina. Come ci si sente a lavorare al tempo del coronavirus? Allora, francamente io non mi faccio particolari problemi a venire giornalmente al lavoro. Ovviamente manteniamo le distanze di sicurezza, la pulizia del negozio è aumentata, utilizziamo mascherina tutto il giorno e guanti. Ovviamente le persone che vengono all'interno sono notevolmente diminuite, però siamo qui a dare un servizio a tutti quelli che hanno gli occhiali rotti, che hanno necessità, comunque necessità visive, perché la vista è una cosa importante, non si può rimanere con gli occhiali rotti o addirittura senza gli occhiali o lenti a contatto. Anche il mondo degli ottici è oggi tra quelle attività considerate essenziali. Ovviamente rimanere aperti esponendosi ad un rischio che tutti noi conosciamo rappresenta una scelta importante e mai scontata. Quando hai dato un servizio, probabilmente hai fatto un atto di cuore e poi sicuramente quei clienti che sono venuti perché avevano grosse necessità si ricorderanno e quindi pensando a dare il servizio, però pensando anche a dare uno spazio al futuro. Ecco, quindi questo è quello che mi sento di fare, lo faccio volentieri. Chiaramente, come vedete, mi proteggo perché è chiaro che io sono tra l'altro uno diversamente giovane, quindi diciamo sono più a rischio di quelli che. Però, ecco, facendo così, sono ormai boh, 40 giorni circa, boh, ecco, quelli, non so, non si contano nemmeno più, ora si vive a ore e quindi ecco, siamo qua. Dietro alle persone, agli imprenditori, ci sono famiglie, persone care da tutelare, ma anche la profonda convinzione che tutto questo passerà. Ed è proprio per loro che oggi si sceglie di resistere, di stringere i denti e anche la mascherina sul naso e andare avanti. Ma io ho due figli di 18 e 15 anni che sono a casa a studiare tutto il giorno, però insomma io quando torno, prima di entrare in casa, mi pulisco tutta per bene, il massimo che posso fare e insomma la vita continua, normale, senza particolari angosce, mettiamola così, io sono una persona positiva.